Gaetano, in primis, come stai? Bello sapere che ti alleni con la squadra. Insomma, le tue sensazioni nel, come si dice, riassaporare l'odore del campo. Sono incredibili. Mi è mancato tantissimo, soprattutto allenarmi con la squadra, rivedere i miei compagni, fare i passaggi, allenarmi. Sono delle emozioni che secondo me non si possono descrivere, perché dentro di te hai sofferto tanto, un periodo che è stato lunghissimo. Però allo stesso tempo, secondo me, devi essere bravo a starci con la testa, ad avere una forza di volontà enorme. E devo dire che su questo sono stato abbastanza bravo. Grazie anche alla mia famiglia, allo staff sanitario, allo staff tecnico, alla società, ma soprattutto anche ai tifosi. Il mio countdown è stato di sofferenza, perché guardare i tuoi compagni giocare e non poter far nulla, non poterli aiutare, ti fa soffrire veramente tanto. E che dire, ora siamo col gruppo, sono col gruppo e non vedo l'ora di dare una mano. Devo dire la verità, la prima volta che ho iniziato con la squadra mi sono venuti i brividi e stavo quasi per scoppiare a piangere. Però sono stato bravo nel trattenere tutto quanto. Si capisce da queste tue parole la profondità di quello che hai vissuto. Proiettiamoci un po' nel futuro. Puoi essere un po', visto che è in clima di festa, il regalo di Sì. Natale per la Fiorentina e chiaramente per te tornare a giocare è un po' il tuo regalo di Natale. Sì, spero che il regalo di Natale sia quello di tornare il prima possibile a disputare una partita ufficiale, sia per me che penso per la Fiorentina. Sarebbe un regalo bellissimo, lavoriamo ogni giorno per arrivare a questo obiettivo. Ti dico una data, che è 16 aprile. Come sei cambiato da quel 16 aprile? Sicuramente è stato un anno sfortunato. Ora che questo 2022 sta finendo, cosa ci dici di questo 2022? Il 2022 per te? È stata una grande sfida, una grande sfida per ciò che ho passato, per ciò che ho affrontato, e devo dire che ne sono uscito con una grande consapevolezza, che è quella che sono cresciuto molto dal punto di vista umano, ma anche calcistico, perché avendo tutto questo tempo, stando fuori ovviamente per l'infortunio, ho migliorato piccoli dettagli che prima neanche ci facevo caso, mentre umanamente è che adesso ho una forza di volontà grandissima. Se ti dico invece 17 giugno 2022 per Gaetano, che vuol dire? Il 17 giugno è una data importantissima, è stata la data in cui io e mia moglie ci siamo sposati, mi vengono ancora i brividi, è stato un giorno meraviglioso perché ci sono state le persone più importanti della mia vita, sia mia che quelle di mia moglie, ed è una data che porterò per sempre con me. Che inizio di stagione è stato? Non è stato uno dei migliori, non è stato come l'anno scorso, ma per fortuna conosco i miei compagni, conosco lo staff e sono felice per come abbiamo finito. Secondo me l'arma in più è stato il gruppo. Secondo me ogni squadra c'è un periodo che attraversa un momento difficile, che solo secondo me col gruppo riesci ad uscirne, e noi l'abbiamo fatto. Che cosa rappresentano per te i colori viola? Cosa rappresenta per te anche la città di Firenze? Firenze è stato il mio trampolino di lancio e anche i colori viola sono uno dei colori miei preferiti. Che dire, devo dire un grazie infinite a Vincenzo Montella perché ha avuto tanta fiducia in me. Devo dire grazie al popolo viola perché mi ha sempre incitato e un grazie anche a tutti i miei compagni perché grazie a loro si sono migliorato giorno dopo giorno. Ci fai un bilancio di queste prime 15 partite della Fiorentina, anche se di fatto le viste da fuori, e forse l'occhio esterno, tra virgolette, potrebbe essere anche un po' più oggettivo. Solo sotto un aspetto dobbiamo migliorare, che anche l'anno scorso ci è mancato, tra virgolette, che è il fatto di fare più gol, di essere più concreti. Quindi sta solo a noi migliorare sulla concretezza e poi metterlo in campo. Che tipo di squadra siete? Sicuramente grandissima qualità. Come la descriveresti tu? Sì, siamo una squadra con tanta qualità, ma soprattutto siamo un gruppo unito. Secondo me il gruppo fa tutto, fa tutto.
A guidare questo gruppo c'è un trascinatore, non è in campo ma è fuori, è mister italiano. Che tipo di allenatore è? Che rapporto avete? E che cosa ruberesti a mister italiano? Mister italiano è un allenatore. Un allenatore giocatore, perché parla molto con ognuno di noi, e una cosa gli ruberei, che è la cattiveria che ci mette, però la trasmette anche, perché ad ogni allenamento ci massacra, però poi esci dal campo che senti che puoi migliorare su un aspetto. Fa tanto il gruppo, perché tante volte andiamo a cena tutti insieme e anche di lì si vede il gruppo compatto. Quando andate a cena chi paga? Paga il mister? Un trascinatore. Sì, paga anche lui, però non sempre. Senti, facciamo un po' di dietro le quinte invece. Cosa fai prima di una partita? Prima di ogni partita non sono scaramantico, ma sono un ragazzo molto allegro. Nel senso che anche prima di ogni partita può ridere e scherzare, però ovviamente ci sono compagni che adorano scherzare e compagni che vogliono stare concentrati. Ognuno c'è il suo modo. Ci racconti invece un po' quali sono stati i momenti migliori della tua esperienza in questi anni? Momenti più emozionanti sicuramente è stato il mio primo gol a San Siro contro il Milan. Aver giocato con Frank Ribéry, aver fatto la mia prima doppietta contro l'Udinese qui al Franchi, e l'anno scorso, nonostante l'infortunio, sono stato felicissimo perché ci siamo qualificati per la conferenza. A proposito di te invece, hai il 10 sulle spalle, no? Comunque è un numero che da sempre nell'iconografia calcistica ha un certo peso, e qui alla Fiorentina, giusto per citarne due, ti direi Baggio e Rui Costa. Che significa per te? È un senso di responsabilità questo numero? No, secondo me sul numero di maglia non ci devi dare un peso. Devi entrare in campo con la spensieratezza di quando ti alleni, essere felice che entri in campo e comunque dare tutto, perché fin da quando sono bambino ho sempre avuto il 10 e per me è un onore indossarlo anche in Serie A. A quel 10 io ci aggiungo uno 0 che diventa 100 e dico: Gaetano Castrovilli sta puntando alle 100 presenze. Ci sto lavorando ogni giorno per tornare il prima possibile e disputare la mia 100ª partita con la Fiorentina, e spero il prima possibile. Dopo questo 2022 è molto particolare, triste ma anche felice per alcuni aspetti della tua vita personale. Cosa vorresti dal 2023? Il mio 2023 è tornare in campo e fare il prima possibile un gol e dedicarlo alla mia famiglia, alla mia compagna, a mia moglie, ai tifosi, alla società e a tutte le persone che mi sono state vicine. Se dovessi scartare un regalo, quanta voglia hai di giocare questa partita già il 4 di gennaio? Per il 4 di gennaio vorrei tornare a ricalcare il Franchi, lo stadio dove è iniziato il mio approdo in Serie A, dove sono iniziate le mie emozioni più grandi. Quindi spero di riviverle, perché sarà come tornare indietro. Se invece non avessi fatto il calciatore, cosa avresti fatto? Ti chiamano il ballerino perché ti piace questo soprannome? Probabilmente avrei fatto il ballerino perché mi piace tanto ballare. Forse sarei andato ad Amici. No, dai, non lo so. Ti piace quindi questo soprannome? Sì, mi piace. Buon Natale a tutti i tifosi di Serie A Team.